Allora, adesso vado avanti a leggere, ecco, un paio di videoletture, ecco, su due curiosità, ecco, interessanti, carine, che sono prese da questo libro, che io è un libro che ho già trattato, ecco, avevo già letto tutta la prima parte che spiegava bene tutte le cose principali che c'erano da sapere, ecco, sul tipo di spiritualità, africana, ecco, per cui rimando appunto alle videoletture. Di introduzione. Adesso vi leggo un argomento carino, ecco, che tra l'altro in un certo senso si collega anche alla tradizione pagana europea che c'era ovviamente secoli fa, ovvero quello dei culti degli alberi, ecco, che poi tra l'altro ho trattato anche sulla community, ecco. Da un punto di vista, ecco, prettamente storico, cioè come poi questa forma di culto di spiritualità è stata poi sradicata, ecco, proprio il caso di dirlo, con il disboscamento, ecco, di intere aree boschive, ecco. Questo tipo di spiritualità, ecco, è presente anche in certe tribù africane. Adesso leggeremo propriamente. Che cosa si intende, ecco, con culto degli alberi? Allora, la concentrazione di forza nei luoghi. Come abbiamo visto, per l'individuo, così anche qualsiasi luogo può in linea di massima racchiudere una forza. Di queste esistono tuttavia in pratica determinate concentrazioni. Anche il potere di alcuni animali di cui abbiamo sopra parlato si può definire una concentrazione di forza, qualunque sia l'eventuale spiegazione in proposito. Concetti totemici, la credenza delle anime di animali, un diffuso animalismo, il ruolo mitico di certi animali singolari, loro caratteristiche reali e immaginarie fanno supporre che negli animali in questione siano racchiuse particolari forze, e ha importanza secondaria se si crede trattarsi di forze non personificate compenetranti l'animale, o di un'entità sovrastante personificata, come un'anima di antenato o uno spirito silvano. Allora, soprattutto per quanto riguarda i culti africani, ma anche ad esempio nativi americani, anche se purtroppo, come dicevo, il materiale sui nativi americani io purtroppo non sono ancora riuscita a trovarla nelle biblioteche, cioè c'era giusto un libro così, ma era molto, molto sintetico, ecco. Mi piacerebbe invece leggere una fonte proprio più corposa, purtroppo non sono ancora riuscita a farlo come argomento, lo farò il prossimo anno sperando di trovare qualcosa di utile, ecco, da leggere. Comunque, in generale, la spiritualità di tipo africano, comunque di tipo nativo americano o comunque di tipo sciamanico, si basa tanto anche su questo concetto dell'animale sacro, del fatto che gli animali siano o personificazioni di una divinità, ecco, come ad esempio pensiamo un po' a tutti gli dèi che poi hanno forma animale, ecco, che ad esempio pensiamo all'Antico Egitto, un sacco di divinità avevano propriamente una forma animale, ad esempio la dea ippopotamo, per dire Tefunet, mi pare che si chiamasse, che era propriamente la dea ippopotamo, per dire, ma c'erano, o anche Bastet, ad esempio, la dea gatta. E altrimenti, se non viene considerato, non viene considerata divinità, viene comunque considerato il tramite, ecco, tra questi due mondi. Quindi, sia per quanto riguarda il discorso di tipo sciamanico, sia per quanto riguarda propriamente questo discorso di tipo africano, alcuni animali vengono considerati carichi di potere. E anzi, addirittura alcune tribù, ecco, fanno risalire la loro discendenza, ecco, propriamente a un animale mitico, come abbiamo visto nei video precedenti, o addirittura anche a una pianta mitica. Adesso vediamo più propriamente per quanto riguarda il mondo vegetale, che, come dico, è l'argomento che poi si collega con quanto poi ho trattato negli ultimi giorni, Altrettanto avviene nel mondo vegetale, per esempio gli abitanti della regione boscosa del Camerun considerano magica, forse perché è sprovvista di semi, una pianta a bulbo chiamata Dijang. Laddove esiste il cosiddetto totemismo vegetale o un legame con le piante, alcune di esse hanno in sé una forza che esige da parte dell'uomo misure precauzionali. È il caso, fra gli altri, del Balanza, un albero che secondo i Bambara sarebbe in realtà un antenato così trasformato. Quando gli antenati scelgono quale loro dimora un certo albero, esso acquista un particolare significato, come nei centri residenziali dei Soto, l'arbusto del Titicaune. Anche il fatto che talora, prima di abbattere un determinato albero, si chieda a esso comprensione e perdono, dimostra che vi si immaginano racchiuse forze temibili. Diffuse l'idea. Allora, come abbiamo visto, questo discorso qui era presente anche
rappresenta anche in Europa, sul fatto che comunque questo discorso che è stato sviluppato nella spiritualità di tipo africana, quindi lì da loro, era comunque un concetto che era presente anche qui in Europa secoli fa, è già una cosa interessante, nel senso che fa capire come questi simbolismi spirituali in realtà siano universali, nel senso siano tipici praticamente di tutte le civiltà e le culture. Ad esempio, un'idea di albero sacro che comunque era qui in Europa, ad esempio, era per quanto riguarda la mitologia norrena, ad esempio Yggdrasil, per dire, che era proprio una concezione di albero sacro che addirittura reggeva l'Axis Mundi, che addirittura reggeva tutti e tre i mondi, per dire. Ma Yggdrasil è forse l'albero più noto, è quell'albero cosmico più noto, però in realtà non c'è solo lui. Nel senso che esistono anche tanti altri tipi di alberi cosmici che venivano considerati sacri. Ad esempio, mi pare che anche gli slavi, ecco, avessero una quercia sacra, di cui adesso però non mi viene in mente il nome di come era chiamata, che però, se non sbaglio, ecco, è stata propriamente abbattuta da Carlo Magno. Perché ne avevo parlato, ecco, con un ragazzo che mi aveva propriamente detto questa cosa. E magari dopo sotto linkerò anche l'intervista, che propriamente anche gli slavi avevano una quercia sacra di cui adesso non ricordo il nome, di come effettivamente si chiamasse, che se non sbaglio è stata propriamente abbattuta da Carlo Magno, in quel periodo lì più o meno della storia, comunque dall'esercito, ecco, durante quel particolare periodo lì della storia. E quindi non è che esiste, cioè, come per dire, non è che si è sviluppata solo l'idea di Yggdrasil, ma c'erano anche altri diversi alberi. Ad esempio, il caso, come sto dicendo, della quercia nella parte slava, ecco, dell'Europa slava, oppure, come abbiamo visto qui, ad esempio, per quanto riguarda l'Africa, come abbiamo visto, il balanza, ecco, un albero che secondo i Bambara sarebbe in realtà un antenato così trasformato. Per dire. Quindi, o anche ad esempio in Sud America, ecco, presso le civiltà mesoamericane, ecco, anche lì era un po' presente queste concezioni di alberi cosmici. Quindi, per dire, quest'idea qui propriamente dell'albero come Axis Mundi che regge, che fa un po' da tramite tra i mondi, che addirittura li regge, che unisce cielo e terra, che comunque da quest'albero coordina, ecco, l'armonia cosmica universale, è un'idea che troviamo tanto nella spiritualità africana, come abbiamo visto, ma è un'idea che troviamo comunque anche qui in Europa, per dire. Quindi in realtà sarebbe interessante vedere un po' come queste idee, che poi sono uguali, ecco, in tutte le civiltà, com'è possibile che si tendano a sviluppare così in aree, ad esempio, che sono lontane l'una dall'altra. Perché pensiamo un po', la mitologia norrena si è sviluppata praticamente in Nord Europa, questo concetto dell'albero sacro. Studiando un po' la storia, ad esempio, dell'altra spiritualità, vediamo che questo stesso identico concetto esiste addirittura in Africa, per dire, che sta dall'estrema parte rispetto al nord, quindi, cioè, è interessante questo motivo.